Buongiorno a tutti, anche da parte mia, Luca Ferronato, sono uno dei soci di Nexi e da sempre la mia attività in Nexi è stata rivolta alla sicurezza delle macchine, alla marcatura CE in primis e come naturale evoluzione alla gestione del parco macchine, all'adeguamento del parco macchine all'interno delle aziende. Ringrazio tutti di essere qui a pazientare su questi temi che effettivamente possono essere di difficile comprensione, ce ne rendiamo conto, lo vediamo spesso nelle aziende, tornando nelle aziende magari dopo un corso di formazione. E questo mi permette di sottolineare il fatto che non abbiamo sicuramente la pretesa, come forse sembra dal titolo, di esaurire un argomento così vasto. In un'ora e mezza di intervento. Il come effettuare l'analisi dei rischi su macchine e impianti è un tema vastissimo perché non si parla chiaramente solo di rischi meccanici o di rischi di infortunio immediato e contingente dato da reparti in movimento, ma un'analisi dei rischi completa riguarda tutta una serie di rischi che che si intersecano e si interfacciano con l'analisi dei rischi di WR secondo il testo unico, quindi pensiamo al rischio esplosione, pensiamo al rischio movimenti ripetitivi, pensiamo al rischio rumore, sono tutti una situazione anche compatibilità elettromagnetica, rischi elettrici, luoghi confinanti, ok? Sono tutta una serie di rischi che per essere completi su macchine e attrezzature richiedono approfondimenti spesso specifici. Vorrei cercare di contestualizzare perciò questo mio intervento innanzitutto su macchine e linee produttive. Già questo, se volete, è una piccola contestualizzazione perché definire cos'è una macchina, definire cos'è una linea produttiva non è sempre così semplice. Una pompa, un ventilatore, una girante, un quadro elettrico, un sensore, sono tutta una serie di apparecchiature che a volte un recipiente a pressione, per dire, no? A volte possono sconfinare in questa definizione di macchine e di impianti. Quindi per essere completa un'analisi dei rischi su un parco macchine e impianti è un lavoro che deve essere pianificato con attenzione. Sottovalutare questa attività, ecco, è il primo mio consiglio del quale mi metto in guardia. Credo sia un grosso rischio pensare di esaurire una tematica in brevissimo tempo e rimanendo superficiale. Perché parliamo di queste tematiche? Allora, parliamo di queste tematiche principalmente per le responsabilità che sottendono i vari attori della filiera. Responsabilità che sempre più, con le evoluzioni del testo unico, con l'evoluzione della direttiva macchine, vengono riconosciute non solo come a volte si tende a semplificare nel datore di lavoro. Certo, datore di lavoro, parliamo di macchine esistenti, è sicuramente in testa alla filiera, ma in realtà la filiera parte da molto lontano, parte dalla progettazione della macchina. Quindi la figura del progettista, nelle ultime evoluzioni del testo unico, ma anche della direttiva macchine, torna e storna. Forse per la prima volta viene tirata è definita come una responsabilità scritta nero su bianco anche nel testo unico, non solo quindi come responsabilità professionale già disciplinata da altri riferimenti, ma proprio in maniera diretta collegata ad aspetti legati alla sicurezza. Quindi il primo è effettivamente dove la macchina o l'adeguamento, perché anche un adeguamento va progettato, viene concepito. Quindi effettivamente il progettista è il primo a mettere la testa all'interno della problematica, progettista, analisi dei rischi. Il fabbricante
fabbricante ha un ruolo fondamentale, in tutte queste tematiche, ma non si esaurisce qui, c'è forse anche un installatore, diverso da un fabbricante, c'è un manutentore, ok, e c'è un utilizzatore. Ognuna di queste figure, che rappresentano tutte le figure che sono generalmente attorno alla macchina, hanno le loro responsabilità. La difficoltà dell'analisi del rischio è effettivamente quella di coinvolgere, riuscire a coinvolgere in maniera adeguata tutte queste figure, al fine non solo di gestire correttamente le varie responsabilità di queste figure, ma per trovare principalmente le soluzioni importanti, efficaci, che possano soddisfare tutte queste figure, le esigenze di tutte queste figure. Matteo prima nell'introduzione parlava di statistiche di infortunio e parlava di effettivamente dei numeri che tutto sommato continuano a essere significativi. Gli ultimi dati oggettivi, e quel dato che vi dava era preso proprio da queste statistiche, li ho portati anch'io. Settimo rapporto dell'INAIL su totale, diciamo, di 2000 analisi di non conformità su macchine e impianti, vedete che la fetta rossa, più del 60%, sono state trovate non conformi. Okay. Più del 60% non conformi. Il 15% circa sono state rese conformi, solo un 25% è stato ritenuto essere conforme ai requisiti applicabili. Quindi stiamo parlando di un fenomeno notevole. A noi interessa, dal punto di vista dell'analisi del rischio, andare un po' più nel dettaglio di questi dati per capire dove troviamo le principali non conformità. I dati che sono emersi, che riportiamo in questa tabella, confermano effettivamente la nostra esperienza sul campo rispetto a queste tematiche. Quindi molto molto spesso la principale non conformità deriva dai ripari. Quindi ci sono reparti in movimento e la difficoltà di rendere ergonomici questi ripari e non incidere troppo sui meccanismi e sulle pratiche di lavorazione degli operatori rende spesso l'adeguatore o comunque l'utilizzatore ridurre i ripari, bypassare i ripari spesso, e quindi la non conformità principale è sicuramente legata al riparo. Rischi meccanici, protezione dispositivi, protezione, si becca, vedete, un 42% di casi di non conformità, quindi estremamente elevati. Non ci stupisce neanche il secondo classificato, che riguarda i circuiti di comando. Una grossa evoluzione, lo vedremo, cercherò di tornare su questo tema, ma una grossa evoluzione nel corso degli ultimi anni ha avuto le tecnologie sull'elettronica. No? Troppo spesso, anche in passato, però ci si era affidati all'elettronica per gestire funzioni di sicurezza quando non si avevano adeguate attrezzature, apparecchiature certificate per poter svolgere queste funzioni di sicurezza. Quindi molte non conformità derivano un po' da questo aspetto. Detta in parole più semplici, funzioni di sicurezza, resta emergenza, ripari, varchi, barriere ottiche, pulsanti, comando, due mani, eccetera, gestiti non da apparecchiature dedicate a questo, quindi a logiche elettromeccaniche, ma gestite da un normale logica programmabile, un PLC di automazione normale. Questa pratica, che è stata e è ancora non del tutto estirpata, non si poteva proprio fare, cioè fino a un'evoluzione normativa che c'è stata nel 2006. La norma sugli equipaggiamenti elettrici a bordo macchina è stata aggiornata a quella revisione nel 2006. Fino a quella data, sostanzialmente, la normativa, quindi diciamo quello che
quell'atto che fotografa un po' l'evoluzione dello stato dell'arte, una normativa molto importante, armonizzata a livello europeo, diceva che non si poteva proprio fare fino al 2006, quindi è anche difficile giustificare in altro modo fino a quella data. Oggi si può fare, e oggi si può fare, però con, chiaramente con delle dovute attenzioni che poi, sulle quali poi magari cercheremo di tornarci. Quindi non ci stupisce quel 12,6% sul fatto che magari il riparo è ben fatto, ma invece di essere gestito da un certo tipo di microinterruttore di sicurezza viene gestito magari da un micro non adeguato, piuttosto che appunto da un PLC di automazione, non da un PLC di sicurezza oggi, insomma, o da una centralina di sicurezza. Ok, l'altra, mi soffermo solo anche su un altro aspetto, che rispetto alle statistiche precedenti vedo che abbiamo visto che è cresciuto, riguarda la stabilità. La stabilità, la resistenza è con un ben 6%. Il riparo, nella testa un po' diffuso da tutti, vi è il fatto che deve impedire all'operatore di raggiungere il punto pericoloso, ma molto spesso il riparo deve poter anche resistere magari a una proiezione di un elemento della macchina o del pezzo in lavorazione. Molto spesso questo non si vede essere soddisfatto. Oppure la stabilità stessa della macchina. La stabilità stessa della macchina, qui in Trentino molti infortuni sono successi nel settore agricolo, le macchine di movimentazione, eccetera, e la stabilità stessa della macchina molto spesso determina infortuni. Ecco, non volevo commentare solo questi elementi. Chiaramente rimangono aspetti legati alle istruzioni per l'uso che vedo essere inferiori rispetto al passato, però vedete che comunque un 23% è comunque notevole. Avere una macchina ben fatta, avere una macchina a regole d'arte dal punto di vista della protezione, dal punto di vista proprio tecnico, quindi comandi, ripari, eccetera, ben fatti, ma non essere adeguatamente, che non porta con sé in maniera adeguata un'istruzione completa, è una non conformità, che vale dal punto di vista della responsabilità spesso quanto anche una non conformità tecnica, proprio perché la mancanza di istruzioni può portare nel tempo a perdere di efficacia tutte le protezioni e tutte le condizioni che sono state previste in fase progettuale o di adeguamento per quella macchina. Quindi le istruzioni per l'uso in questa slide sono in maniera specifica legate alla marcatura CE, però dobbiamo cercare di vederle in senso anche più lato nel momento in cui l'istruzione per l'uso, così come la definisce la direttiva macchina, non è obbligatoria, diventa comunque indispensabile fornire tutta una serie di informazioni legate alla manutenzione, a come mantenere l'affidabilità della macchina nel tempo. Ed è una cosa che molto spesso non ci si sofferma abbastanza. La macchina magari si fa, la si adegua anche bene, ma a volte non ci si sofferma anche sul tema di come mantenere questo livello buono che ci si è arrivati nel tempo. E questo è il compito delle istruzioni, delle avvertenze. È uno dei compiti. Sul tema delle responsabilità, nelle slide citiamo alcuni requisiti, alcuni articoli del testo unico, l'articolo 70, l'articolo 71, che impongono chiaramente la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza. Che vuol dire? Conformità alla marcatura CE dove è applicabile, dove non è applicabile la marcatura CE, conformità a dei requisiti che sono definiti direttamente all'interno del testo unico sulla sicurezza, l'allegato quinto nelle sue due parti, parte 1, parte 2, e noi ci aggiungiamo spesso anche l'allegato sesto che non viene citato direttamente qua, ma che definisce dei requisiti ugualmente. Quindi abbiamo una serie di punti da soddisfare.
Non è sufficiente questo, in questi articoli ci si riferisce anche a degli obblighi di mantenere nel tempo questi requisiti e non solo, e questo è un aspetto fondamentale, ma di adeguarli nel tempo. Misure di aggiornamento. Una macchina marcata CE conforme oggi, fra 10 anni, non è detto che quella macchina sia ancora conforme ai requisiti minimi di sicurezza. L'evoluzione delle tecnologie in termini di dispositivi di protezione può portare, o comunque nuove informazioni su, magari su aspetti legati alla sicurezza, può portare alla necessità di adeguare una macchina. Okay? Questo è fondamentale. Un esempio che faccio sempre è quello che è successo alle presse filatrici circa nel 2003-2004. Tutta una serie di presse filatrici che erano sul mercato, marcate CE, che erano in utilizzo presso appunto le aziende, hanno dovuto essere adeguate, ma non perché c'è stato un atto legislativo che ha obbligato, che ha valutato, eccetera, ma semplicemente perché è stato palese, evidente, attraverso una nuova normativa tecnica che è uscita, che non era più sufficiente un tipo di dispositivo di protezione, il laser monoraggio a protezione della zona di chiusura del pressore. Quindi non c'è stato un atto legislativo, è stato semplicemente un atto di un ente normativo che ha stabilito, attraverso appunto delle indagini, attraverso il normale iter di esecuzione e di approvazione di una norma tecnica, quindi quel coinvolgimento dei costruttori stessi delle macchine, con quel coinvolgimento delle associazioni di consumatori, eccetera, eccetera. Però nel momento in cui quella norma è stata approvata, nel momento in cui quella norma è stata discussa a livello comunità europea e sono stati pubblicati gli estremi nella Gazzetta Ufficiale, quello è diventato effettivamente un po', forse non è il termine giuridico più corretto, ma la fotografia dello stato dell'arte, della regola dell'arte in quel settore. Da quel momento scatta un certo obbligo da parte appunto delle aziende di adeguare una macchina esistente, pur marcata CE, all'interno del proprio stabilimento. Okay? Quindi questo obbligo di aggiornamento è un obbligo importante, da non sottovalutare. Brevemente, stiamo riepilogando, per non perdere il filo, stiamo riepilogando le motivazioni che ci portano a fare questa analisi del rischio. E pubblico qui, ma forse poi verrà ripreso anche da qualche mio collega, e molto brevemente, una circolare di Acredia dell'anno scorso, ma nel convegno che abbiamo fatto la settimana scorsa, gli ispettori dello Spisal sostenevano, anche senza questa circolare, d'altronde questa tesi, una macchina non conforme è una macchina non conforme. Cioè, dal punto di vista anche, diciamo, della certificazione dei sistemi di sicurezza, ma anche dal punto di vista di responsabilità penale, civile, eccetera, nel momento in cui una macchina non conforme è non conforme, quindi vuol dire che non dovrebbe essere utilizzata, come in qualche modo sostiene questa circolare, e vuol dire che comunque ci sono, utilizzandola, delle responsabilità da parte di chi la sta utilizzando. Da dove nascono un po' le difficoltà e la complessità della tematica? Nascono dal fatto che in azienda non abbiamo macchine dello stesso segno, diciamo. Abbiamo macchine che possono avere tutta una serie di genesi diverse. Come vedete un po' in questa slide, abbiamo macchine autocostruite, abbiamo macchine marcate CE, macchine non marcate CE, abbiamo delle macchine che magari sono marcate CE, ma in maniera consapevole, più o meno consapevole, abbiamo modificato in maniera sostanziale, sì, no, bisognerebbe saperlo. Abbiamo poi un'altra serie di macchine che sono gli insiemi di macchine, okay? Più macchine messe insieme con funzionamento solidale. Abbiamo
non la vedo, ma abbiamo anche le quasi macchine a volte messe in servizio senza una marcatura CE adeguata. In questa casella potevo andare nelle macchine autocostruite. Ok, quindi abbiamo la necessità di individuare, cioè ognuna delle attrezzature, una delle macchine va individuata, dobbiamo sapere dove siamo in questa logica di categorie, perché effettivamente ognuna può necessitare di misure e di trattamenti leggermente diversi, anche se alla fine su ognuna l'analisi dei rischi e la consapevolezza del rischio sono obbligato comunque a fare. Macchine di impianti, perché dobbiamo distinguere marcate CE e non marcate CE? Perché se sono marcate CE si applicano le direttive di prodotto europee, quindi la marcatura CE, e lo spartiacque in Italia è settembre 1996, in cui è entrato in vigore il DPR 459/96. Quelle non marcate CE invece si applica, come abbiamo visto prima, l'allegato quinto del testo unico. Allora, c'è una differenza, chiamiamola sostanziale, nell'approcciare la valutazione del rischio di queste due tipologie di macchine. Nel momento in cui io ho la responsabilità di un fabbricante che appone la marcatura CE su una macchina, come datore di lavoro ho la responsabilità di accorgermi di quelli che la giurisprudenza chiama vizi palesi, che non ho una netta responsabilità su tutti gli aspetti della macchina. Vizio palese, si potrebbe star qua, immagino, dedicarci un convegno intero a definire cos'è un vizio palese, perché come sapete la giurisprudenza, magari un giudice lo interpreta in un modo, un giudice magari un po' in un modo leggermente diverso, però comunque un concetto di diversità c'è. L'allegato quinto invece devo essere proprio padrone di questi requisiti essenziali di sicurezza e sono io responsabile completamente del completo soddisfacimento di questi requisiti essenziali di sicurezza. Ok, chiaramente macchine marcate CE potrebbero essere anche apparecchiature e macchine che sono stati messi sul mercato prima del 96, perché semplicemente la prima direttiva macchine è del 1989 e quindi i fabbricanti che vendevano, che ne so, in Germania, in Francia, probabilmente, anzi sicuramente, avevano già iniziato a marcare CE prima del nostro recepimento italiano del 96. Allora, quello che dobbiamo fare, quindi, da un punto di vista alto, è proprio questa cosa, verificare la conformità a questi requisiti. Dobbiamo mettere in conto che questa verifica, che questa analisi, comporta tempo ed impegno economico, non solo di analisi, okay? Anzi, molto di più sull'adeguamento. Molto spesso per essere conformi a questi requisiti, un quadro vecchio conviene cambiarlo. Apparecchiature elettriche che iniziano ad avere 20 anni, che iniziano ad avere 30 anni, sono apparecchiature elettriche che hanno fatto il loro corso, il che vorrebbe dire già pensare di sostituirle per, se svolgono funzioni di sicurezza, per un aspetto semplicemente di affidabilità. Iniziare a sostituire magari apparecchiature che se hanno 30 anni probabilmente non si trovano neanche più sul mercato vuol dire rifare un quadro elettrico. E quindi sono tutti costi che devono essere attentamente valutati. Un altro aspetto che è fondamentale è che un conto è avere un parco macchine di 4-5 macchine, avere ben chiari e padroneggiare con estrema scioltezza un po' e conoscere bene queste macchine, perché appunto sono poche. Un conto è avere un parco macchine di 2.000-3.000 macchine, capannoni dislocati in sedi diverse, impianti molto grandi. Nasce un aspetto fondamentale che è come gestire, cioè da dove partire, ok?
definire quella che noi chiamiamo priorità di intervento. Cercheremo di oggi darvi qualche spunto su quali parametri possono incidere su questa scelta. In queste situazioni un aspetto fondamentale è quello di sapere cosa abbiamo. Abbiamo visto prima che ogni macchina ha una sua casella e l'aspetto fondamentale è quello di fare un censimento del parco macchine. Noi la chiamiamo mappatura ed è un'attività che molto spesso ci troviamo a capire che le aziende bene o male qualcosina hanno, nel senso che anche per una gestione dei cespiti, anche per una gestione della manutenzione, eccetera, delle liste, delle tabelle ci sono, molto spesso però queste tabelle non sono state fatte con l'ottica di reperire e di archiviare tutti quei dati che servono per una corretta gestione degli aspetti della sicurezza. E poi magari, se rimane un po' di tempo, vi mostrerò qualche esempio, questi dati sono sicuramente legati alla macchina marcata CE, ok. La dichiarazione CE ce l'ho, non ce l'ho, se ce l'ho è adeguata, non è adeguata. Gli schemi elettrici ci sono o non ci sono, sono aggiornati, non sono aggiornati, sono completi, ho fatto delle modifiche sostanziali. Che energie ci sono? Che energie ci sono che la macchina richiede poi di gestire? Solo elettrica, c'è energia idraulica, ci sono energie termiche, ok, una mappatura degli aspetti energetici. Tutti i dati del fabbricante, perché il fabbricante se lo voglio tenere vivo lo devo ben conoscere, quindi i dati di matricola, costruttore, numero di serie. Questo generalmente sono i dati fondamentali minimi che servono per avere un quadro completo per poter approcciare un piano di adeguamento. Ecco, già raccogliere questi dati in situazioni complesse, impiantistiche, non è una cosa banale, perché magari la targa C non c'è più, perché nel tempo si è persa e associare magari un documento a un'apparecchiatura può risultare difficile, perché ho la dichiarazione CE di conformità, ma se sull'apparecchio non c'è più la targa, ok. Quindi ci sono delle difficoltà che bisogna cercare di risolvere e che però vanno gestite una a una. Quindi anche la semplice stesura di un elenco macchine con tutti questi dati è una cosa che richiede un certo impegno quando chiaramente stiamo parlando di impianti e situazioni impiantistiche complesse. In queste situazioni dobbiamo cercare di destinare un budget di adeguamento nella maniera più efficace possibile. Chiaramente il criterio fondamentale non può che essere quello del rischio, da un punto di vista anche etico e morale, se volete. Pur però con la consapevolezza di non poter fare subito e in maniera immediata un'analisi del rischio completa di tutto il parco macchine, perché questo richiederebbe già un impegno, un investimento notevole, non solo economico ma anche di tempo, quindi nel frattempo dovrei comunque riuscire a fare delle attività di adeguamento. Quindi il primo criterio è quello sì di fare un minimo di analisi del rischio, ma non così dettagliato, con l'idea di andare a definire e progettare gli interventi di adeguamento. Quindi le macchine vanno effettivamente etichettate, passatemi il termine, anche attraverso dei parametri di rischio in questa fase. Okay. Non è una valutazione del rischio come la definisce la normativa, eccetera, ma è comunque una che spesso l'RSPP ha nelle corde, una sensazione di rischio di fronte all'utilizzo di una macchina, l'evidenza di determinate situazioni di rischio nelle fasi di utilizzo normale, nelle fasi manutentive e nelle fasi magari di
regolazione, messa a punto, cambio formato, okay, tenendo conto un po' di tutte queste fasi, definire dei parametri di rischio sulle macchine. E questo deve pesare, nelle scelte di priorità di intervento. Non da molto abbiamo messo a punto un algoritmo con all'interno altri parametri significativi per cercare di snellire anche questa attività. Quindi oltre al rischio, i parametri che vanno valutati, che secondo noi è opportuno tenere in considerazione, che consigliamo di tenere in considerazione, sono dati che sono anche facilmente reperibili, che sono per esempio lo stato manutentivo della macchina. Una macchina che magari è CE, magari anche sulla carta è a posto, magari anche tutto sommato non presenta evidenti rischi, ma che dal punto di vista manutentivo non ha subito quella manutenzione necessaria per mantenere il livello di affidabilità e sicurezza previsto, è una macchina che va comunque adeguata. Qua non vorrà dire progettare qualcosa di nuovo, ma vorrà dire per esempio sostituire una parte del quadro, vorrà dire sostituire degli involucri elettrici danneggiati, vorrà dire fare pulizia in certi casi in maniera molto più semplice, però la semplice stato manutentivo determina un certo livello di priorità, può determinare un certo livello di priorità di intervento. Un altro aspetto importante è la macchina, la sto utilizzando o non la sto utilizzando. C'è successo in diversi casi in cui un impianto girava una volta al mese. Chiaro che anche questo deve pesare sulle scelte. Non è una scelta facile, perché comunque quando quell'impianto andrà a essere utilizzato, gli operatori comunque saranno esposti a determinati rischi. E chiaramente non è che possiamo dire ci sono degli operatori di serie A e operatori di serie B. Questo determina chiaramente dei problemi, ma stiamo definendo delle priorità di intervento. Quindi il fatto che una macchina sia utilizzata in maniera preponderante determina anche una probabilità di infortunio e di rischio maggiore. Quindi il parametro del coefficiente di utilizzazione consigliamo di tenerne conto. Quello che vedete esemplificato qua, poi magari se riusciamo lo commentiamo un po' meglio, è proprio un esempio di scheda che raccoglie questi dati di cui abbiamo un po' discusso e che li rappresenta in questo caso in formato macchina per macchina, una scheda per macchina, per definire un numerino di priorità di intervento. Ok, quindi un piano di adeguamento. La raccolta di questi dati ci permette con le tecniche di elaborazione dei dati, di poter stilare caso per caso, trattare questi dati in modo tale da avere degli indici anche sulla situazione di non conformità presenti, e può essere anche lo spunto per strutturare degli indici di miglioramento della situazione. Qua mi rivolgo chiaramente ai sistemi di gestione che chiedono che vengano tirati fuori questi dati al fine di dare evidenza di uno stato di adeguamento, di una corretta implementazione di gestione di un budget al fine di migliorare gli aspetti legati alla sicurezza delle macchine e dell'apparecchiatura. Nel fare queste attività, anche in questo caso le macchine vanno visionate una a una, chiaramente, perché se devo valutare il rischio di una macchina, seppur non dovendo fare un'analisi completa, ma comunque bisogna rendersi conto, quindi macchina per macchina deve essere visionata. A volte chiaramente ci sono delle difficoltà logistiche, organizzative per poter accedere a tutti gli impianti, fermi macchine, eccetera. Una grossa problematica è costituita dall'analisi documentale, cioè dobbiamo capire e valutare un po' la documentazione presente, e molto spesso questo è problematico. Perché non è raccolta in un unico posto, perché non è raccolta in modo informatico, perché non è sempre facilmente associabile a una particolare apparecchiatura, e quindi anche questo può portare a delle problematiche.
a volte modifiche che ci sono state non sono proprio documentate e quindi a volte si tratta proprio di ricostruire assieme agli operatori il vissuto dell'azienda e di quegli impianti per cercare di capire cosa è successo in quegli impianti. Appunto schemi non sempre aggiornati e a volte si scoprono delle situazioni sulla marcatura CE che non erano portate a galla. Molto spesso si trovano che impianti, macchine sono in servizio con delle dichiarazioni di incorporazione e non con delle dichiarazioni piene di conformità, portando chiaramente a delle problematiche di responsabilità del datore di lavoro. Ok, questa è quella che è necessario solo in parchi macchine di un certo tipo, quindi molto sostanziosi. Nel momento in cui si definisce dove è necessario, dove si vuole intervenire per vari motivi, è necessario intervenire. Quindi per intervenire la cosa fondamentale, forse arriviamo proprio al nocciolo del mio intervento, è l'aspetto dell'analisi del rischio. Dobbiamo fare l'analisi del rischio delle macchine che abbiamo scelto. Allora, sempre più le modalità con le quali eseguire questa analisi del rischio, sempre più le normative chiedono siano allineate a quanto più o meno i fabbricanti sono obbligati a fare. Questo vuol dire che anche l'analisi del rischio, qualche dato in più rispetto al passato, va cercato. La scelta di installare un riparo, sì o no, riparo interbloccato sì o no, per esempio, è condizionata spesso da quante volte questo riparo lo devo aprire. Questi dati devono essere palesati nell'analisi del rischio. Che tipo di interblocco, se con il bloccaggio di riparo o meno, è un'analisi che per esempio viene scelta sulla base di come si comporta la macchina, ci sono delle inerzie, non ci sono delle inerzie, quindi tutti questi aspetti devono essere valutati attentamente. Okay. Come del resto le normative che sono state pensate per i fabbricanti, nelle slide citeremo la N, eccola qua subito, nella slide successiva citiamo la N12100, in realtà è una norma pensata e studiata dai comitati tecnici indirizzandola al fabbricante di macchine, al di là che come datori di lavoro in alcuni casi lo siamo in tutto e per tutto, però anche nel caso in cui non lo siamo, dobbiamo svolgere, abbiamo una macchina usata correttamente, non marcata CE, la stiamo utilizzando e sulla quale dobbiamo fare degli adeguamenti, l'approccio che utilizziamo noi e che comunque consigliamo è quello di utilizzare questa normativa. Non sarà totalmente applicabile perché gli aspetti prettamente progettuali di riduzione del rischio non si potranno attuare. Non potrò stravolgere la macchina perché vorrebbe dire rifare sostanzialmente la macchina, quindi non sarà totalmente applicabile, ma l'approccio che richiede questa normativa, quindi un approccio metodico per pericoli, l'analisi del rischio fatta in un certo modo per probabilità, per danno probabile, attraverso l'analisi, suggerendo l'analisi attraverso una matrice, eccetera, è sicuramente una normativa che dà delle buone basi per procedere in maniera corretta. Quello che vedete di fianco è un esempio semplificato di documento nel quale solitamente si riporta una documentazione fotografica a evidenza della problematica rilevata, si definisce la problematica, quindi il pericolo, come suggerisce la 12100, e qua poi ci sono varie possibilità. Noi generalmente approcciamo la situazione proponendo delle soluzioni. È difficile in una prima battuta sapere già esattamente quale sarà la soluzione che risolve il problema, perché chi fa l'analisi del rischio, non ci troviamo a fare l'analisi del rischio a intervistare alcune persone, ma il coinvolgimento di tutti
è una cosa che necessita a volte impegno e tempo che non c'è. Però l'azienda lo deve trovare questo tempo di coinvolgere tutti. A pena di spendere dei soldi, implementare la soluzione di adeguamento pensata, da pochi magari, e scoprire il giorno dopo che non funziona, perché l'operatore magari la cosa che poteva fare, che deve fare, non la può più fare. Quella incaglio che doveva disincagliare in un certo modo, con quel riparo non riesce più a disincagliare. Quindi il coinvolgimento di tutti, di tutti gli operatori, di tutti i manutentori, elettrici, meccanici, idraulici, eccetera, sulla macchina, sulla linea, è una cosa fondamentale. Il motivo per cui questo, dove possiamo farlo, cerchiamo di farlo noi, dove non possiamo farlo, solitamente noi proponiamo delle soluzioni che vanno però poi pesate e approfondite da parte di chi dovrà fare l'adeguamento, assieme chiaramente a chi la macchina deve utilizzare. Ok, l'approccio per pericoli, e questo è proprio un estratto della 12.100, sostanzialmente un estratto della 12.100, prevede proprio di analizzare tutta una serie di pericoli che la normativa elenca. Come vi dicevo all'inizio, attenzione che su una macchina non ci sono solo i rischi meccanici, chiaramente. Già in questa slide vedete emissioni di sostanze pericolose, è una cosa che da un'analisi dei rischi meccanici non si risolve. Quindi attenzione che da questa analisi fatta in questo modo potrebbe nascere anche l'esigenza di condurre delle analisi più approfondite. Se devo abbattere un'atmosfera potenzialmente esplosiva, è la scelta giusta, ma forse prima di tutto va fatta una classificazione delle zone a rischio di esplosione su un impianto. Ok, questo metodo della 12.100, la stessa norma lo dice, non è un metodo adatto a risolvere determinati rischi, soprattutto quelli legati all'esposizione nel tempo, quindi questo delle emissioni di sostanze pericolose, ma anche il rumore, ma anche le vibrazioni. Okay. Quindi in questa analisi che viene fatta su queste tematiche molto spesso si ha semplicemente il tempo per dire attenzione che sembra che questo aspetto non sia stato gestito in maniera adeguata, bisogna fare determinati approfondimenti con metodi di analisi del rischio però specifici, perché un conto è applicare la norma 60.089-10 per fare la classificazione delle zone, un conto è applicare un metodo che di quantitativo su questi aspetti, la presenza di atmosfera esplosiva, l'emissione di sostanze infiammabili, eccetera, non ha il metodo quantitativo. Quindi molto spesso per determinati aspetti è necessario fare delle prove, per esempio compatibilità esposizioni a campi elettromagnetici da parte dell'operatore. Non è che facendo un'analisi della... Certo, alcune informazioni durante l'analisi si possono fare, perché magari ci si accorge che un inverter è stato installato in maniera non adeguata, senza appositi filtri, piuttosto che c'è una macchina che genera, si sa, è risaputo generare un campo elettromagnetico significativo, e magari si accorge che non c'è nessun pittogramma di sicurezza, non c'è nessuna nel manuale del costruttore magari informazioni su questa tematica, no? Quindi sono tutti campanelli d'allarme che però non possono essere risolti direttamente in questo tipo di analisi del rischio. È necessario eseguire delle prove. Quindi da questo tipo di analisi potrebbero nascere delle necessità, quindi non direttamente la misura di protezione, ma una necessità di approfondimento di alcune tematiche. Ok, qualche dettaglio in più per quello che riusciamo, quanto tempo abbiamo? Ci siamo? Volevo darvi qualche spunto in più, qualche aspetto di dettaglio in più su dove questa analisi e come questa analisi dovrebbe tendere.
Questo è un estratto di una tabella importante, fondamentale, della N 12100 che citavamo prima, e sostanzialmente descrive come deve essere ridotto il rischio di un'apparecchiatura. Si applica totalmente anche all'adeguamento delle macchine, eccetto solo un aspetto, ed è il primo aspetto che abbiamo in alto. Una volta che io valuto il rischio, che definiamo, che insieme si definisce il rischio, una certa tipologia di rischio su una macchina, la norma chiede che la prima cosa che il progettista deve chiedersi è: ma è veramente necessario affrontare questo rischio? Non lo posso ridurre, eliminare, scegliendo soluzioni tecnologiche diverse, cambiando proprio la tipologia stessa di macchina, scegliendo sostanze diverse per fare magari uno stesso prodotto, okay. Quindi tutte queste scelte, quando si fa un adeguamento di una macchina, sono scelte che tipicamente non si possono fare. Per carità, non è escluso a priori che si possano pensare di fare, però chiaramente stiamo parlando di scelte estremamente impegnative che vanno chiaramente magari in direzione di dover rimarcare la CE una certa macchina. Quindi solitamente questa prima fetta di riduzione del rischio si elimina. Pensando all'adeguamento di una macchina, non penso a soluzioni progettuali significativamente diverse da quelle presenti attualmente per poter ridurre il rischio, ma generalmente si concentra sui passi successivi, la fase 2 e la fase 3, la fase 2 in particolare, cioè quella di proteggere il proteggibile, quindi protezioni e misure di protezione complementari, installare ripari, comandi, adeguare circuiti di comando, installare barriere ottiche, pulsanti di comando in due mani, tappeti sensibili. Oggi si stanno diffondendo anche i laser scanner, addirittura abbiamo visto ultimamente la Bilz ha fatto delle telecamere sicure, quindi il monitorare uno spazio tridimensionale in modo sicuro, quindi la tecnologia ha fatto grossi passi avanti. Comunque siamo sempre in questo livello di riduzione del rischio attraverso delle misure complementari, cioè la macchina sostanzialmente è quella, io ci aggiungo uno strato di sicurezza ed è quello strato che il testo unico sostiene non necessitare di una rimarcatura CE, perché io vado ad aggiungere uno strato di sicurezza, non la sto modificando in maniera sostanziale la macchina. Certo, la marcatura CE magari dovrà essere quella del riparo, dovrà essere quella della barriera ottica, ma non sono modifiche che impattano per definizione la marcatura CE di una macchina esistente. Ecco, questa fase 2 deve però arrivare a un livello preciso di riduzione del rischio, e questa è una cosa che mi sento di sottolineare in maniera molto forte, perché è la linea di confine netta che deve essere più netta possibile, per quanto rimarrà sempre una zona grigia, tra quello che è il rischio residuo e quello che deve essere invece una riduzione del rischio attraverso una misura tecnica. Quindi qualsiasi metodo di analisi del rischio che si vada ad adottare deve cercare di definire in maniera più chiara possibile questa linea di confine. Una volta stimato il rischio, devo incasellarlo in un livello di rischio che necessita per forza di una misura tecnica, di un riparo, di una barriera ottica, di un adeguamento di un circuito di comando, rispetto a un rischio invece che le varie normative definiscono residuo, che pur essendo un rischio da gestire, ma può essere gestito attraverso le avvertenze sulla macchina, il pittogramma, temperature calde, il pittogramma non mettere le mani, e un'adeguata formazione, istruzione per l'uso. Okay. Questo è un aspetto fondamentale che non sempre i vari metodi di analisi del rischio che ci troviamo a vedere soddisfano. E quindi è, se vogliamo, definirlo in maniera spaziale, okay? Questa linea, questa, deve essere una linea che non sta più su di qua, perché
dopo questa linea il rischio lo riduco attraverso appunto segnali di avvertimento, segnali, dispositivi avvertenti nel manuale di istruzione. Quindi a questo livello è necessario arrivare attraverso ripari, attraverso misure di protezione, dispositivi di protezione. Ecco, non è facile, appunto, secondo me non è una linea, ma è sicuramente una zona grigia. Aiuta sicuramente molto il tecnico che fa l'analisi dei rischi la conoscenza delle normative tecniche, cioè dove i comitati tecnici, le normative che sono significative, importanti, riconosciute, hanno posto questa linea. Chiaro che deve essere il metodo di analisi del rischio stesso a determinare un po' questo aspetto attraverso i parametri che porta dentro nella valutazione del rischio, ma è un metodo di analisi del rischio, per quanto quantitativo, rimane sempre un'analisi qualitativa. Quindi bisogna padroneggiare bene questi metodi, appunto, rispetto alla conoscenza delle soluzioni che sono, diciamo, dei paletti che sono piantati e che non si possono spiantare sostanzialmente. Potremmo pensare di fare e di realizzare un bellissimo metodo di analisi del rischio, ma se mi dimostra che una normativa tecnica di un certo tipo magari non è adeguata, vuol dire che abbiamo fatto un'analisi del rischio veramente, veramente che si potrebbe portare alla comunità europea per dirgli: guardate che le cose che avete fatto. Quindi stiamo parlando di qualcosa di veramente grosso e difficile, irrealizzabile, direi. Insomma, quindi alcune norme che sono storicamente sedimentate, per dirne alcune, la norma 3157 sui ripari, che deriva da vecchie norme che non ha modificato sostanzialmente nulla da più di 20 anni a questa parte. Stiamo parlando di norme che sono nate con la marcatura CE, quindi negli anni, fine anni 80, primi anni 90, sono ormai dei, se volete, dei dogmi che è difficile esteppare, no? Quindi ci sono delle cose sulla sicurezza che sono veramente nero o bianco, e su queste non si può transigere. Ecco, il fabbricante generalmente si ferma qua. Noi come utilizzatori chiaramente mettiamo in pista tutta una serie di altri aspetti, che sono le procedure di lavoro, la sorveglianza, i permessi di lavoro, la fornitura dei DPI, che chiaramente possono nascere come indicazione da parte del fabbricante, ma che trovano un maggiore dettaglio attraverso un'analisi dell'utilizzatore. Ok. Allora, criticità nel fare questo tipo di analisi sono, alcune ne abbiamo già commentate, sono chiaramente molte. Una delle criticità sicuramente fondamentali, che ripeto, ve l'ho detto anche prima, è quella di non considerare tutte, di non riuscire a considerare tutte le attività che vanno fatte sulla macchina. Questa è una cosa veramente fondamentale. Bisogna sapere, al di là di quel riparo, cosa va fatto, perché la prassi comune che è stata fatta anche negli anni addietro, di chiudere la macchina dietro un riparo interbloccato e dare per scontato che la macchina si possa utilizzare togliendo energia a tutto, quindi immobilizzare tutto una volta che apriamo il riparo, è spesso, purtroppo, un'utopia. Okay. Quindi il manutentore, per pulire, magari deve muovere il nastro, ma se io gli ho messo l'interblocco non riuscirà a muoverlo. Allora cosa farà? Si inventerà magari qualcosa, se io non gli do lo strumento adatto, sicuro. Si inventerà di bypassare la funzione di sicurezza. E quindi dobbiamo invece dargli lo strumento per poter fare quello che lui deve fare. Quindi dobbiamo dargli magari una pulsantiera con comando azione mantenuta, quello che in realtà la direttiva macchine prevede e che noi dobbiamo comunque realizzare, anche se non stiamo marcando magari c'è una macchina, ma stiamo semplicemente facendo un adeguamento. Quindi uno degli aspetti fondamentali è sicuramente parlare, coinvolgere manutentori e operatori. Sono le persone che attorno alla macchina ci girano tutti i giorni, dobbiamo mettere le condizioni di fare quello che devono fare, quello che gli diciamo di fare, di produrre, dandogli gli strumenti sicuri. Ok. Un'altra criticità importante è indubbiamente quella legata
a riuscire a fare un'analisi sull'interferenza che ci sono tra le varie macchine. Questo complica l'analisi perché bisogna capire come le macchine si comportano. Innanzitutto bisogna capire se questo genera dei rischi. L'interferenza tra due macchine contigue potrebbe essere che non genera dei rischi, nel senso che le macchine magari si scambiano dei segnali di consenso all'avvio reciproci che non generano rischi, e in questo caso possono essere delle macchine singolarmente certificate e singolarmente valutate. Ci sono però dei casi dove questi segnali devono essere segnali affidabili, sicuri, perché intervengono su aspetti legati a dei rischi. Una valutazione che penso siamo in grado di fare tutti, una prima valutazione, è quella di rendersi conto di valutare se su un insieme di macchine si sente l'esigenza a livello di rischio di avere un pulsante di emergenza comune. Un pulsante di emergenza che ferma contemporaneamente entrambe le macchine in maniera sicura, quindi l'esigenza di fermarle in maniera sicura. Magari io sento l'esigenza di fermarla, ma più magari per un motivo di processo, per non perdere produzione, per non causare altri magari problemi produttivi più che di sicurezza. Ma concentrandosi sugli aspetti di sicurezza, si valuta e si sente l'esigenza di fermare entrambe le macchine con un arresto di emergenza comune, questo è un primo campanello d'allarme per dire quello è un insieme di macchine. Bisognerà valutare questo rischio e bisognerà gestire, se non fatto già dai fabbricanti, perché qualche fabbricante che fa le cose fatte bene chiaramente c'è, e ce ne sono parecchi per fortuna, in questo caso potrebbe essere anche già stato gestito bene dal singolo fabbricante che ha marcato CE in un certo modo, prevedendo delle prescrizioni, dando dei segnali sicuri in uscita al proprio costruttore a monte piuttosto che costruttore a valle. Quindi le casistiche possono essere molte. Comunque questa è un'altra sicuramente criticità non facile da indagare. Non facile da indagare perché molto spesso appunto i singoli fabbricanti a volte, ho detto spesso poi a volte, ma è più spesso che non a volte, non dialogano correttamente per gestire in maniera adeguata questi aspetti. Quindi il consiglio negli impianti nuovi è indubbiamente quello di identificare una, chiamiamolo capo commessa, comunque un fabbricante dell'insieme, cioè assegnare l'incarico di fabbricante di un insieme a uno dei fabbricanti, magari il principale, che gestisce la linea. Un'altra criticità indubbiamente è legata a quella di individuare e cercare, capire dove ci sono state fatte delle modifiche e se queste modifiche sono state sostanziali oppure no. E questo vuol dire veramente a volte andare alla memoria storica di un'azienda. Molto spesso in azienda ci troviamo con un turnover di personale che magari da 5 anni la modifica è stata fatta 10 anni prima, non è stata documentata. Quindi vuol dire veramente a volte fotografare l'esistente, cercare di rilevare l'esistente e confrontarlo con la documentazione presente per capire se ci possono essere state delle modifiche sostanziali. Attenzione che le modifiche sostanziali possono esserci anche semplicemente in fase di installazione. Quindi una linea di confine è indubbiamente la messa in servizio. A volte una macchina viene modificata prima della messa in servizio, anche in questo caso la marcatura CE va fatta in quel momento. Criticità ulteriore è indagare sull'affidabilità delle funzioni di sicurezza. Questa, soprattutto con le unità normative, è indubbiamente un'attività molto specialistica, è necessario avere gli schemi aggiornati e oltre ad avere gli schemi aggiornati è necessario avere la documentazione di affidabilità di tutti i componenti che svolgono funzioni di sicurezza, dal dispositivo di ingresso, la fotocellula piuttosto che il microinterruttore, al dispositivo di logica, che può essere una centralina o sempre più è
una logica programmabile sicura, PLC safety come si suol dire, e fino a tutti i dati dei dispositivi di output, e quindi tipicamente valvole, contatori elettrici, eccetera. Senza questi dati, quindi capite che livello di approfondimento bisogna arrivare per poter dire che un circuito di comando è oggi sicuro rispetto a quello che chiede la normativa. Questo si applica non solo alle macchine marcate CE, ma noi riteniamo in maniera franca, se volete un po' un'interpretazione, ma riteniamo in maniera franca che si applichi anche alle macchine usate. Quello che trovate riportato nella slide è l'estratto e il confronto di due requisiti, uno dell'allegato quinto e uno della direttiva macchine. Vedete che su questa tematica sono in sintonia. Quello della direttiva macchine, se volete, è sicuramente molto più articolato e approfondito, però anche l'allegato quinto scrive: i sistemi di comando devono essere sicuri ed essere scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell'ambito dell'uso progettato dell'attrezzatura. Se a questo ci aggiungiamo il datore di lavoro ha l'obbligo di adeguare l'evoluzione dello stato dell'arte, bla bla bla, bla, vuol dire che anche alle macchine usate dobbiamo applicare, soprattutto quando facciamo gli adeguamenti, dobbiamo applicare le ultime normative in materia che prevedono la definizione di un livello di affidabilità definito. E quindi si passa a questo aspetto che riguarda la sicurezza funzionale. Non mi soffermo più di tanto, ve l'ho già un po' descritto, bisogna conoscere le apparecchiature nel dettaglio, numeri sull'affidabilità dei singoli componenti per definire un livello di affidabilità complessivo. Questo determina oggi, in maniera chiara rispetto al passato, che un nuovo dispositivo, una nuova funzione di sicurezza non dura 1000 anni, non dura 100 anni. Chi progetta e definisce la funzione di sicurezza ne determina, ne definisce una vita utile. Oltre a quella vita è necessario valutare se e come la funzione di sicurezza può continuare a operare in maniera sicura. Tipicamente questo dato sono 20 anni, quindi tipicamente non ci sono grosse problematiche, però è un dato. Vuol dire che fra 20 anni quel dispositivo, quella funzione di sicurezza dovrà prendere in mano. Dovrò capire se è stata valutata in un certo modo, se è stata gestita, se è stata, ha fatto quello che doveva fare, se ha lavorato meno, non ha lavorato meno, se esiste una, come si può chiamare, una vita residua. Comunque questo oggi è effettivamente stato dell'arte. Una cosa fondamentale: non esiste un'unica soluzione di sicurezza. Il livello di affidabilità determina costi. All'aumentare il livello di rischio, che è definito dall'analisi del rischio, deve associarsi a un aumento del livello di affidabilità. L'aumento del livello di affidabilità determina chiaramente anche un aumento dei costi di adeguamento. Vuol dire molto spesso dover essere sicuri che anche se uno dei componenti si guasta, la funzione di sicurezza comunque è garantita, il che vuol dire raddoppiare tipicamente tutti i dispositivi che svolgono funzioni di sicurezza. Quanto vi ho raccontato in queste ultime slide è sostanzialmente contenuto in queste normative qua. La normativa fondamentale è la 60204-81, è quella normativa che all'inizio, prima vi dicevo, nel 2006 ha scagionato il fatto che le funzioni di sicurezza possono essere svolte da logica programmabile, dai PLC. In questa normativa qua sono richiamate appunto quelle altre due normative specifiche molto complesse legate al calcolo e alla valutazione della affidabilità delle funzioni di sicurezza. Una criticità è indubbiamente legata alle risorse limitate che vanno spese bene attraverso l'implementazione di piani di adeguamento. Su questo aspetto magari della gestione successiva lascio, perché so poi ne parlerà anche Matteo,
comunicazione, eccetera, quindi lascio, vado avanti un po' veloce, progettazione, adeguamento, e va gestito il cambiamento attraverso tutta una serie di documenti. Attenzione che bisogna gestire l'adeguamento, bisogna documentare, cioè il fatto che io ho implementato e abbiamo migliorato il livello di sicurezza va documentato. Uno, perché è un obbligo dal punto di vista normativo, quello di avere le dichiarazioni di conformità dei componenti singoli installati, uno perché devo comunque attuare e migliorare magari i piani di manutenzione, di registro, di controllo e aggiornare i documenti di manutenzione del registro. Di conseguenza rischi residui, di conseguenza formazione. Io vi ringrazio di attenzione, poi magari se rimane un po' di tempo vediamo qualche esempio di documento in maniera un po' più approfondita. Grazie.